Il calcio però non è fatto solo di grandi giocatori, ma anche di alcuni veri e propri bidoni. E allora torniamo a sfogliare l'album dei ricordi anni 80. Io sto convinto per le mie possibilità di venire a giocare qua. Io ho scelto questo e ora devo dimostrare che posso giocare. Farò di tutto per fare i gol al Napoli e per driblare a mio fratello, perché io sto giocando per l'Ascoli. Così, nell'estate del 1987, Ugo Hernán Maradona, fratello minore di Diego, si presenta ai tifosi ascolani. Arrivato in prestito dal Napoli, avrebbe dovuto formare col brasiliano Casagrande una coppia esplosiva. Peccato però che Ughito, come viene immediatamente ribattezzato dalla piazza marchigiana, ai tempi sia solo un ragazzino di 18 anni, che cognome a parte, poco ha in comune con il Pibe de Oro. Ugo aveva una buona tecnica, una buona visione di gioco, aveva intanto delle giocate geniali, non era ancora formato fisicamente completamente e quindi lui faceva fatica a un certo punto a recuperare. Non reggeva tutti i 90 minuti, però ecco, io un'altra prova forse l'avrebbe anche meritata. Qualche problema di ambientamento e appunto un fisico ancora acerbo non gli consentono di esprimere tutto il suo valore e ben presto Ugo finisce nel dimenticatoio, nonostante ad ogni occasione Diego continui a decantarne le lodi. Ogni tanto mi è capitato il martedì, dopo l'allenamento del martedì, di sentire bussare la porta del mio spogliatoio e vedere davanti a me Diego Maradona che veniva da Napoli per chiedermi, come fanno i padri in genere per i figli, come andava suo fratello. E a un certo punto mi disse: ma perché lo cambi sempre? E io gli dissi: ma lo tolgo, perché a un certo punto lui non ce la fa. La prima volta l'ha accettata, la seconda volta magari si era un po' arrabbiato, avrebbe voluto che il fratello giocasse un po' di più. A fine stagione l'Ascoli si salva, ma per Ugo in Serie A non c'è più spazio. E così comincia a girare come una trottola tra campi e panchine di mezzo mondo. Spagna, Austria, Argentina, Giappone e perfino Australia, per poi intraprendere la carriera da allenatore. Il legame con l'Italia però non si è mai spezzato. Sua moglie è napoletana e così quest'estate alcuni amici sono riusciti a convincerlo a tornare alle pendici del Vesuvio per allenare niente meno che i ragazzini della Mariano Keller, una piccola società alle porte di Napoli. Io da quando ho smesso di giocare ho cominciato con i bambini. Ho avuto l'opportunità di allenare in America. Sempre ho detto che i calciatori fanno gli allenatori. Allora uno deve imparare anche dei piccolini, deve imparare ogni giorno la maniera di comportarsi, la maniera di fare, la maniera di parlare con i giocatori. È facile venire col cognome e dire: no, voglio questo, voglio l'altro. No, io comincio con i bambini, se un giorno posso fare del meglio, benvenuto sia, ma io comincio sempre da capo. Io sono Ugo. Il sogno ovviamente è quello di arrivare su una panchina di Serie A, ma senza alcun spirito di rivalsa. Nonostante l'etichetta di meteora o bidone, Ugo infatti serve un ottimo ricordo di quell'esperienza. I ricordi sono molto buoni, molto belli. Soltanto che io arrivato a 17 anni e ero molto giovane, non giocavo molto. Lo ricordo, a volte litigavamo col mister perché io avevo molta voglia di giocare e lui ha scelto il bene per me di non rischiarmi troppo e farmi giocare e farmi bruciare le tappe molto, molto in fretta. Mi arrabbiavo molto, ma ora che sto facendo la carriera di allenatore gli capisco. . 21 ottobre 1987. A San Siro l'Inter di Giovanni Trapattoni ospita per l'andata dei sedicesimi di Coppa UEFA gli sconosciuti finlandesi del Turun Palloseura. A sorpresa finisce 1-0 per gli ospiti grazie a questa bomba firmata Mika Altonen. Una vera prodezza che gela i tifosi nerazzurri, ma che incanta il presidente Pellegrini, che decide immediatamente di acquistare questo misterioso biondino di 22 anni. Alla Pinetina però per lui non c'è spazio e così viene prima girato al Bellinzona e poi al Bologna.
Sotto la guida di Gigi Maifredi, in 8 mesi Altonen mette insieme la miseria di 10 presenze tra campionato e coppe e un solo gol realizzato al Ferencvaros nel primo turno di Mitropa Cup. Il giovane Mika però non se la prende, la sua vera passione infatti è un'altra. Donne? Gioco d'azzardo? Ma che? Il ragazzo è un vero topo da biblioteca e appena può salta agli allenamenti per correre in università, tanto che in un semestre riesce a dare addirittura 4 esami di economia e commercio. Oggi, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Mika Altonen è professore di economia all'Università di Turku, collabora con le Nazioni Unite studiando i macroflussi economici del mercato mondiale, ha pubblicato diversi libri ma soprattutto nel 2007 è stato preso in considerazione per il Nobel per l'economia.